Il presidente della Federazione Italiana Apicoltori, Raffaele Cirone, ha coordinato l'incontro. Occasione davvero speciale per occuparsi di questo particolare argomento. Oggi parliamo di apiterapia, è una moderna scienza per quanto un'antichissima disciplina conosciuta agli apicoltori che per primi si sono confrontati con l'allevamento delle api. Apiterapia equivale a dire applicazione terapeutica, medica di tutti i prodotti dell'alveare e non solo per la salute dell'uomo ma anche per quella del mondo animale, quindi in ambito veterinario. È una scienza perché a livello internazionale viene ormai da 30 anni a questa parte studiata da esperti di tutte le discipline nel campo medico e mette in condizione gli apicoltori di elevare il livello qualitativo della propria produzione. Miele, polline, pappa reale, veleno delle api e propoli diventano allora delle vere e proprie materie prime per risolvere problemi della nostra salute. Questo è il futuro e da questa disciplina pensiamo gli apicoltori possano trarre una grande, grandissima opportunità. A livello internazionale di tutto ciò che riguarda il complesso delle attività dell'apicoltura si occupa Apimondia, che è la federazione mondiale alla quale aderiscono tutte le associazioni di apicoltura. A Pescara, per Apimondia, era presente il segretario generale Riccardo Iannoni Sebastianini. La mia presenza qui è per ribadire appunto l'importanza dell'apiterapia. E appunto seguendo il tema di questo convegno è importante far risaltare il passaggio di transizione, diciamo, da una conduzione dell'apiterapia basata sulla tradizione ad una evoluzione nel senso di dare una veste più scientifica e più, diciamo, consolidata e verificata, diciamo, anche con il conforto della scienza. Il commendator Mario Pasquale può essere considerato la storia dell'apiterapia in Italia, è uno degli studiosi più rappresentativi ed è stato promotore del primo congresso di apiterapia organizzato nel nostro paese nel 1981. Per cercare di incrementare nell'insieme lo stimolo ad apprendere la cultura dei prodotti dell'alveare, perché oltre al miele, per quanto riguarda la pappa reale, il polline, il propoli e il veleno, sono prodotti di altissimo valore che indubbiamente vanno studiati, perché solo loro l'apicoltura nel suo insieme avrà il valore che aspetta e che si merita. Tra i relatori del convegno specialistico sull'apiterapia che si è svolto a Pescara c'era anche il dottor Guido Bove, esperto di omeopatia ed agopuntura. Il perché l'omeopatia e l'agopuntura in un convegno sulla apiterapia o comunque su tutto ciò che verte sul mondo delle api è presto detto, sia perché in omeopatia noi utilizziamo il veleno di ape, sia perché l'agopuntura mima l'azione di puntura dell'ape. Quindi abbiamo un duplice meccanismo d'azione che viene a svilupparsi legato sia allo stimolo dell'agopuntura che attiva dei processi immunologici e sia l'utilizzazione per bocca o anche per infiltrazione del veleno di ape che si manifesta e dà i maggiori risultati nell'ambito delle più varie patologie, a cominciare dalle tonsilliti, dalle cistiti, dai disturbi reumatici, all'insonnia e ai più vari disturbi nervosi. Quindi rappresenta un pochino la sintesi terapeutica che è completamente sovrapponibile a quella tecnica altrettanto valida che è appunto l'apiterapia. Antonella Canini è direttore del Centro Ricerche Miele e direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma Tor Vergata. Svolge un compito molto importante, quello di verificare le qualità dei prodotti apistici per poterne consentire l'utilizzo in ambito farmacologico. È evidente che dei prodotti apistici per l'apiterapia devono essere dei prodotti che devono essere privi ed esenti di contaminanti, ottenuti in aree per lo più naturali che permettono di avere una più elevata quantità
di prodotti nutraceutici e quindi diciamo privilegiare una produzione che possa essere riconosciuta dal consumatore e da tutti quelli che fanno uso dei prodotti farmacologici, in modo poi da entrare diciamo in una catena privilegiata che è quella appunto dei prodotti apistici per l'apiterapia. Un esempio pratico di apiterapia è stato proposto da Franco Feraboli, medico della divisione ortopedia dell'ospedale civile di Piacenza. Mi occupo da anni dell'utilizzo dei prodotti dell'alveare in medicina, in particolare il veleno delle api per il trattamento di alcune forme di patologie reumatiche e infiammatorie e il miele per la medicazione e il trattamento di alcune ferite, piaghe difficili da curare con metodi convenzionali. Al convegno di Pescara ha partecipato anche Dimitris Elianiakis, presidente dell'Associazione Greca di Apiterapia, componente della specifica commissione scientifica di Apimondia. Nel suo intervento ha ricordato il rispetto per l'antica tradizione, ma anche la necessità che l'utilizzo di questi prodotti dell'apicoltura sia preceduto da un rigoroso approccio scientifico. I prodotti dell'alveare sono stati usati da tempo immemore per scopi medici, per curare malattie. Now in modern times, l'evoluzione è quella appunto di studiare e comunque documentare in maniera più rigorosa e scientifica gli effetti di questi prodotti. In order to clarify things, La commissione scientifica di Apimondia che si occupa di apiterapia sta elaborando un processo di certificazione di questi prodotti per appunto documentare in maniera scientifica e rigorosa i loro effetti. Apiterapia, potremmo dire che stupisce ancora molti questo concetto, soprattutto nel nostro paese, in cui il livello di conoscenza, avverte Giancarlo Galli, presidente della FAI Abruzzo, è ancora molto basso. Potrei dire che in Italia si conosce molto molto poco dell'impiego dei prodotti dell'alveare per la salute dell'uomo e dell'animale. Far conoscere le proprietà di questi meravigliosi prodotti e soprattutto cercare di diffondere, sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto avere l'attenzione anche da parte delle autorità competenti.